Giovedì 29 giugno si è svolta a Gradara l'assemblea generale dell'associazione Cluster Marche Manufacturing. I lavori sono stati aperti dalla presidente Rosaria Ercoli, seguiti dai saluti di Fabrizio Pierini, direttore della HSD SPA di Gradara, che ha ospitato nella propria sede l'assemblea generale dell'associazione Cluster Marche Manufacturing. La Marche Manufacturing è un'associazione nata su spinta della Regione Marche che ha rappresentato la necessità di poter far vedere quelle che sono le peculiarità delle aziende che guardano all'innovazione come un fattore di leva importantissimo e indispensabile nel periodo, e già da qualche anno sta sviluppando la sua attività cercando di includere la maggior parte delle aziende che hanno queste caratteristiche. Quindi siamo attualmente un'associazione che include circa 60 aziende e le aziende sono pubblico-private perché oltre che le aziende manifatturiere includiamo centri di ricerca quali le università. E le università marchigiane sono tutte e tre presenti all'interno del cluster Marche Manufacturing. Siamo per sviluppare e per capire quanto di quel lavoro che sotto traccia viene fatto tutti i giorni possa in qualche maniera essere rappresentato anche in campo europeo e possa caratterizzare la nostra regione. Siamo in corsa, è arrivato l'anno scorso anche il Ministero che ha capito l'importanza di poter far valere ed esplicitare questa parte aziendale che nessuno può trascurare e quindi con Industria 4.0 siamo al punto di dire vediamo come poter argomentare meglio sempre all'esterno per far capire che l'Italia comunque c'è e che l'Italia vuole essere presente, ma le Marche soprattutto dobbiamo anche noi dire la nostra. Molto importante perché si crea un network tra le imprese e c'è un grande fabbisogno di comunicare, di socializzare best practice imprenditoriali, esperienze, modalità, innovazione nell'organizzazione e cultura di migliorare le risorse, ambienti di lavoro digitali e non. Quindi per me è stato un momento molto importante perché ci siamo fatti conoscere da persone che non conoscevamo. Il mercato internazionale oggi offre un'anagrafica di aziende che appunto possono essere clienti o fornitori che permettono il confronto e di capire cosa poter trasportare nel proprio business. Oggi si può innovare moltissimo guardando business paralleli e portando nella propria azienda pezzi di attività, di best practice, di innovazione nella propria azienda. Dopo l'approvazione del bilancio e la presentazione della nuova programmazione del cluster Marche Manufacturing, il direttore di Confindustria Marche, Paola Bighisecchi, ha illustrato al pubblico i risultati ottenuti dall'assegnazione di un bando europeo, finalizzato alla realizzazione di uno studio di fattibilità per un Digital Innovation Lab nelle Marche. E lo scorso anno noi abbiamo partecipato come Confindustria Marche, insieme al cluster Marche Manufacturing, a una call europea che si chiama I4MS per presentare uno studio di fattibilità di un Digital Innovation Hub nelle Marche. Abbiamo anticipato un po' quelle che poi sono state le scelte anche del ministro Calenda, che ha lanciato anche su base nazionale il piano industriale, proprio di piano Industria 4.0. In questo piano, in cui noi crediamo molto, si spinge per la digitalizzazione dell'industria come occasione di crescita del nostro sistema produttivo. E fra gli strumenti che vengono visti fondamentali per l'animazione, la diffusione delle sfide appunto di Industria 4.0 ci sono da una parte i Digital Innovation Hub e dall'altra i Competence Center, che sono le strutture di eccellenza del campo universitario. È un'occasione per noi come sistema per creare, verificare, innanzitutto testare dal punto di vista delle esigenze delle imprese quali sono i fabbisogni che loro registrano in questo campo, ma anche gli ostacoli, le barriere, per cercare poi di superarli e di accompagnarli in questo sviluppo futuro che porterà sicuramente ulteriore crescita al nostro territorio. I lavori sono proseguiti con gli interventi di Rosanna Fornasiero dell'Istituto di Tecnologia Industriale e Automazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Francesco Casale dell'Università degli Studi di Camerino e Antonio Secchi, funzionario della Regione Marche. Noi pensiamo che sia questo momento strategico perché la Regione Marche, che è una delle regioni, come sapete, più manifatturiere d'Italia e forse d'Europa, deve ripartire da quello che è il suo cuore produttivo. Ma questo cuore produttivo è stato messo in difficoltà negli ultimi anni e gli imprenditori, come dire, hanno avuto paura ad investire. Oggi, grazie a una strategia nazionale, che noi riconduciamo poi a una regionale, e cioè Industria 4.0, è possibile per le nostre imprese manifatturiere portare avanti investimenti reali, interessanti, che valorizzando il Made in Italy, quello per cui le nostre imprese sono forti, possono, come dire, renderle più competitive, più produttive, perché le nuove tecnologie digitali, le tecnologie cosiddette abilitanti, che sono, come dire, si possono diffondere in ogni azienda, non soltanto nelle grandi aziende, perché sono appunto dal punto di vista economico relativamente poco costose. Possono modificare la loro organizzazione, possono modificare il loro rapporto con i clienti, con i fornitori, possono migliorare il loro prodotto dal punto di vista qualitativo. Quindi questa è un'occasione straordinaria che dobbiamo cogliere da subito per aiutare i nostri imprenditori, che pure vengono da una situazione di crisi, ad investire in innovazione, possibilmente di tecnologia digitale. E questi nuovi strumenti cercano di definire delle azioni che permettano alle aziende di far emergere le eccellenze che ci sono a livello nazionale. Il cluster, infatti, il cluster Fabbrica Intelligente sta proprio lavorando per aiutare le aziende più importanti, le aziende eccellenti italiane, a far emergere le loro potenzialità e ad essere sempre più competitive grazie ad azioni legate alla ricerca e all'innovazione. Quindi il cluster crede che sia necessario per le aziende, per essere sempre più competitive nel mercato, puntare sull'innovazione dei loro processi produttivi, dei loro prodotti, un'innovazione a 360 gradi che sia legata sia ai miglioramenti tecnologici che ci sono disponibili sul mercato, ma anche alle necessità stesse del mercato e quindi essere pronte sempre a rispondere alle necessità del mercato. I lavori sono stati coordinati dalla dottoressa Daniela Sani, direttore Cluster Marche Manufacturing. Sì, innanzitutto diciamo che siamo qui in HSD, siamo ospiti per questa assemblea generale di una delle nostre imprese associate, che è appunto HSD, che ci ha aperto le porte, ci ha anche fatto visitare gli impianti e abbiamo passato qui il pomeriggio con tutti gli associati. Di fatto avevamo una partecipazione molto ricca di associati e anche qualche non associato che è stato invitato alla parte pubblica dell'assemblea, che ha potuto appunto partecipare ai nostri lavori. Abbiamo trattato tanti temi, siamo partiti dal livello nazionale di Industria 4.0, che è un po' il tema caldo del momento, per chiudere con la parte Industria 4.0 regionale, quindi la presentazione del bando regionale che sta per uscire o forse già uscito di Industria 4.0. Abbiamo presentato anche i risultati del cluster, perché il cluster comunque da un anno, le assemblee solitamente sono annuali, quindi hanno cadenza annuali, quindi abbiamo dato a tutti i nostri soci gli aggiornamenti del caso rispetto alle attività che il cluster ha fatto in questo anno, ovviamente anche i dati di bilancio, perché è sempre un dato importante, e mi sembra che ci sia stata in sala una buona risposta sia in termini di interazione rispetto agli interlocutori che anche rispetto all'operato del cluster.